Lasciamoci guardare da Gesù come Matteo, lasciamo che il suo sguardo trasformi la nostra vita, ci riporti gioia e speranza e ci faccia missionari. Nel terzo giorno del suo viaggio a Cuba, Papa Francesco è volato a Holguín, a 700 km da La Habana, terza città dell'isola. Primo pontefice a visitare la verde città dei parchi, Francesco è stato accolto con grande entusiasmo sulle strade e nella Plaza della Revolución, dove ha celebrato messa nel giorno della festa di San Matteo. Un esattore delle tasse trasformato in apostolo ed evangelista dallo sguardo di Gesù, che ci guarda sempre per primo. Dovremmo sempre ricordare, ha detto Francesco ai 120.000 fedeli presenti, il momento in cui il suo sguardo misericordioso si è posato sulla nostra vita. E il pensiero è andato al 21 settembre di 62 anni fa, quando Gesù ha guardato il giovane Jorge Mario Bergoglio, il giorno della sua prima chiamata alla vita religiosa e sacerdotale. Lo sguardo di Gesù genera un'attività missionaria, ha aggiunto il Papa. Per questo dobbiamo lasciarci guardare dal Signore nella preghiera, nell'Eucaristia, nella confessione e nei nostri fratelli, soprattutto i più abbandonati. E se impareremo a guardare come Lui guarda noi, potremo condividere la sua tenerezza e misericordia con gli ultimi. Nel pomeriggio, prima di risalire sull'aereo per raggiungere Santiago de Cuba, ultima tappa del suo viaggio nell'isola, Papa Francesco ha benedetto Holguín dalla Loma de la Cruz, la collina che domina la città.